Eccomi qua, ragazze e ragazzi, buongiorno, buongiornissimo, benvenuti nel mio messaggio del giorno per voi. E come già avete visto dal messaggio di ieri, sto così facendo un esperimento di una nuova tipologia del messaggio del giorno, che rimane sempre uguale, però diciamo facciamo una versione estiva per abbreviare e farlo diventare un po' più corto. Ho deciso di utilizzare un solo mazzo di carte per fare le sette carte che ci parlano del messaggio, e quindi avremo soltanto i tarocchi i tarocchi moderni, no, scusatemi, i tarocchi classici, gli oracoli di Helen e le carte gialle di Zaira. Ok, quindi io andrò a fare questa stesa, voi canalizzatevi su il nulla, nel senso cercate di fare un respiro e non pensare a nulla. E andiamo a vedere cosa ci vuole mandare l'universo oggi. E anziché scegliere una carta per ogni mazzo, prenderò soltanto sette carte casuali. Poi se esce qualcuna, ben venga. Quindi prenderò sette carte casuali di fila, e quello andranno a spiegare un po' cosa l'universo ci vuole dire di oggi. Poi ovviamente con le carte gialle di Zaira andremo a fare il consueto pescaggio dell'indicazione, e gli oracoli di Helen ci daranno ulteriormente la loro visione. Allora, per chi vuole andare avanti, io metto sempre la tempistica, questo lo sapete, eh? Quindi trovate la tempistica appunto all'interno della descrizione del video. Allora, io prendo, intanto mi va di prendere la prima carta, poi prendiamo, anzi, le scopro direttamente: Regina di Denari, Diamanti. Abbiamo il 5 di bastoni, anche il 3 di bastoni, abbiamo il mondo, la luna, 2, 4, 6, l'ultima, l'imperatore. Molto interessante, molto 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 interessante. Adesso andiamo a pescare una carta. Oh, se ne escono altre casualmente, ecco qua, è uscita. Devo pensare ad altro, scusa, dice questa carta. Vediamo ancora gli oracoli di Helen che ci danno. Allora, vediamo gli oracoli di Helen, che cosa ci danno gli oracoli di Helen. Ecco qua, viene questa carta e la prendiamo. Piccolo break perché è andato avanti. Eccomi qua, ragazze, buongiorno, buongiornissimo anche a voi che siete andate avanti e che state cliccando direttamente la lettura. Allora, vi faccio l'elenco delle carte uscite. Abbiamo problemi legali, eh? Poi devo pensare ad altro, scusa, dice questa carta. Poi abbiamo una regina di denari, diamanti, 5 di bastoni, 3 di bastoni, la carta del mondo, la luna, l'imperatore. Ok? Allora, io adesso ho necessità di aprire questa carta delle indicazioni per avere qualche altra appunto indicazione. Ci sono scelte e decisioni da prendere, perché se no non capisco. Cadono tutti ai miei piedi, tutte ai miei piedi. Amarsi non è tutto. Ti penso spesso, ma non, questa persona vi pensa spesso, ma non vuole agire. Ok, quindi qua intanto parliamo di una situazione in cui c'è una separazione, o comunque una punizione. Questa persona, per punirvi, vi ha lasciato, voi avete lasciato lui per punirlo, perché qua ci sono stati probabilmente degli ostacoli che sembrerebbero che si stanno superando con una sorta di riflessione, anche di innovazione, eh? Però diciamo che questa persona è una persona un po' di una dinamicità irritabile, di un desiderio eccessivo di ambizione, una persona che gioia, amore, gioia e dolore, intrigo, insomma, fa fatica a mantenere come dire, un centro di gravità permanente. Infatti questa persona, vedete anche in queste carte delle indicazioni, dice: devo pensare ad altro, scusa, no?
viene ancora, ci sono scelte e decisioni da prendere, cadono tutte ai miei piedi. Quindi insomma questo c'ha un po' l'aria del piacione, diciamo così, e infatti qua una luna mi viene, quindi sicuramente questa persona vi ha nascosto qualcosa. Sicuramente ci sono stati degli incontri strani che a voi vi hanno recato un po' di sospetto, e infatti cadono tutti ai miei piedi. Potrebbe essere una persona che ogni tanto si incontra a altri incontri, eh? In questo momento lui dice, o voi dite, amarsi non è tutto, quindi qua permane questa separazione, vedete, questa sanzione, questa sorta di punizione. Questa persona però vi pensa spesso, ma non vuole agire. Vediamo perché. Intanto perché comunque qua mi viene tanto l'energia, cioè no, mi viene tanto, qua mi viene proprio l'imperatore, quindi qua c'è l'energia dell'imperatore. Questa è una persona ostinata e dai propositi fermi, duri, una sorta anche di tiranno, perché vedete, lui è molto arrogante, è una persona di successo, di fascino, e insomma lui vuole un po' comandare, no, nelle relazioni. Però è chiaro che ha dei rimpianti, una nostalgia per voi, vorrebbe nuovamente un coronamento, una nuova riuscita, un ciclo che si apre. Lui pensa che in questo momento è un momento propizio, appunto, per rifare pace con voi, o comunque di cominciare, non so, a parlarvi, a scrivervi, perché ha superato un po' questi ostacoli. È come se lui ha riflettuto e si sta preparando per fare ciò. Sa che ci sono stati delle situazioni che, diciamo, di cui vi deve rendere conto, però è come se sentisse, percepisce che è il momento buono per ritornare da voi. Dice, ma scusatemi, voi mi chiederete, Zaira, ma perché poi questo vuole tornare, visto che c'ha questa situazione? Perché nonostante lui abbia questa energia, è in dubbio, vedete, che lui vi vede come una donna che non può lasciar perdere, perché qua c'è l'ereditiera, la regina di denari, quindi qua c'è una donna concreta, moralmente libera, integra, astuta, bella, ricca, sola, colta, cioè l'ereditiera, questa, voi siete una donna molto abbondante, e lui comunque diciamo vi ha scelto nel cuor suo, perché qui abbiamo appunto la carta della scelta, no? In questo caso vedete, gli amanti sono davanti a una autorità che li sta unendo, e sopra hanno il cupido che li sta colpendo. Quindi qua non è più una situazione di indecisione, qua lui ha già fatto interiormente la sua scelta, quindi lui questo rapporto con voi lo vede positivo, lo vede di affetto, di come se avesse fatto un patto, sente che questo incontro è sentimentale, è il suo incontro, voi siete la sua donna, la donna che lui in qualche modo aspettava inconsciamente, solo che purtroppo è un'energia così prepotente, un po' manipolatrice, un po' furbetto, un po' astuto, un po' che perpetua questi intrighi, probabilmente ha un potere anche con le donne, perché no, parliamo sempre di un imperatore, qua addirittura ci cadono tutti i miei piedi, e quindi questa persona ha tutte queste titubanze, ha questa energia, questo carattere un po' così, però tutto sommato si farà vivo. Quindi questo è il messaggio di oggi per voi. Poi non è detto che voi ve lo dovete prendere, però questo è quanto. Io vi aspetto nei commenti, mi raccomando, fatemi sapere se ci sono dei riscontri. Un bacione enorme, vi auguro una bellissima giornata piena di luce e di sole e di felicità. Ciao a tutti, dalla vostra Zaira.